Grazie a te, Presidente. Comincerei col dire che tutte le cucine del nostro paese hanno radici comuni antichissime che si sono evolute, diciamo, nei secoli, risentendo dei mutamenti politici e sociali. Se ci concentriamo più precisamente sui fattori, diciamo, che riguardano Genova e la Liguria, possiamo comunque trovare un'ascendenza riferendoci per esempio a due piatti che troviamo con frequenza sulle nostre tavole, i ravioli e il pesto, tanto per dirne una. Possiamo trovare ascendenti nello pseudo raviolo della cosiddetta torta di Alpicio, che era un famoso cuoco romano che è vissuto ai tempi di Tiberio, e quanto al pesto, nel moretum romano, che era una salsa al mortaio, già una salsa al mortaio, fatta a base di erbe e di formaggio. Se però vogliamo riferirci più propriamente alla storia della nostra città e alla storia della nostra regione, possiamo trovare due grossi filoni, diciamo così, di spiegazione della cucina, della storia della cucina. Una è sicuramente la storica proiezione marinaresca e mercantile della nostra città e della nostra regione, che ha conferito un carattere cosmopolita alla cucina genovese e soprattutto di derivazione orientale ed araba. Il secondo filone è quello che si lega alla conformazione stessa del territorio ligure, stretto tra le montagne e il mare, privo di pascoli e che ha orientato verso ingredienti alternativi e favorito una cucina maggiormente orientata all'orto e al cortile. Appartiene a questa, diciamo, seconda matrice, chiamiamola così, l'opinione che la cucina ligure sarebbe una sapiente, laboriosa cucina di utilizzo delle erbe e degli avanzi, ispirata alla tradizionale parsimonia dei genovesi. Ne sarebbe un esempio emblematico la cima, piatto di origine povero, che Pronto? è realizzato con cibo di Maurizio, recupero, contatto dove si televisivo abbonda Foscari. nel ripieno La di richiamo uova, io presa appena e passo, frattagli, sono e le 2:30. si risparmia sulla carne costituita da una sottile fetta di pancia di vitello, dove però tempo e abilità e accurato dosaggio degli ingredienti, cruciale per esempio sappiamo che è l'attento dosaggio, il sapiente dosaggio delle uova per evitare rotture della tasca che contiene il ripieno, dicevo, sono fattori prescindibili di un piatto che è diventato uno dei più ricercati della cucina ligure. C'è poi un fattore più generale, oltre a quelli che vi ho detto, e che si lega e che è un po' costituito dalla liaison che è sempre esistita tra la cucina e la medicina e la nutrizione e la gastronomia. L'uso di ricette e di ricettari occupava un posto eminente, diciamo, o comunque non secondario nella cultura del Medioevo, non meno delle pratiche e delle pozioni magiche. Si andava nelle botteghe dello speziale per farsi preparare non solo medicamenti o medicine, ma anche per acquistare i dolci o le spezie o le erbe aromatiche. Tra gli esempi innumerevoli che abbiamo di questa liaison, ricordo solo, perché mi interessa farlo, un cuoco genovese che è vissuto dalla seconda metà del 400 fino ai primi anni del 500, che si chiamava Ambrogio Oderico, e che ci parlava indifferentemente di ricette dietetiche e di prescrizioni mediche. E per esempio per parlare delle cure per guarire, per comunque per i disturbi di stomaco, ci parla di una certa presizzola che è così chiaramente un riferimento palese alla nostra prescinzioa. Prescinzioa che però ha una storia antecedente, diciamo, a questa rappresentazione del nostro medico Oderico. E a parte delle tracce che troviamo nel ponente della Liguria,
Nel genovesato abbiamo attestati della prescinzione in una prima legge del 1383 e poi in una legge del 1413 dove si citava la prescinzione come l'unico omaggio che i genovesi potevano fare al doge. La prescinzione, la base, è usata in moltissimi altri piatti della cucina ligure. Essa si ricava dal caglio, dal presame, in genovese si chiama presu, e viene usata per esempio in moltissime preparazioni, viene usata in molte ricette liguri, una volta si usava addirittura nella focaccia di reco, adesso è stata soppiantata dallo stracchino e dalla crescenza. La troviamo soprattutto, è quello che a noi ci interessa, nella torta pasqualina, che è un po', come dire, la torta simbolo della cucina genovese, il cui nome, torta pasqualina, compare però solo nei ricettari dell'Ottocento. In origine era detta gattafura, o al meglio apparteneva a tutta una serie di torte miste di formaggio e verdura, così chiamate, e che si, come dire, di cui si ha una precisa attestazione e identificazione geografica nella nostra regione sin dal XV secolo. Martino De Rossi ci parla della torta alla Zenesa e forse il più famoso cuoco del Rinascimento, che si chiamava Bartolomeo Scappi, ci parla di due gattafure, una fatta di bietole e una fatta di cipolle. L'origine del nome si rifà a un altro studioso letterato del XVI secolo che si chiamava Ortesio Lando e che ci dice che a Genova si fanno certe torte dette gattafure perché le gatte volentieri le furano e vaghe ne sono. A me piacque più che all'orso il miele. Secondo la tradizione, la torta pasqualina metteva alla prova l'abilità delle casalinghe, delle massaie, perché richiedeva ben 33 strati di sfoglia. La ricetta originale era 33 anni di sfoglia, si legano alla tradizione, in quanto era una torta allora che veniva preparata e consumata soprattutto durante la primavera e il periodo pasquale, e i 33 strati di sfoglia erano in omaggio agli anni di Cristo. La ricetta originale era di bietole e non di carciofi, perché più facilmente reperibili, diciamo, le bietole presso le bisanine. Non mi addentro nella diatriba se la vera torta pasqualina sia di bietole o di carciofi, ma quello che i cultori della cucina ligure, sulla quale pongono l'enfasi i cultori della cucina ligure, non è tanto il fatto delle bietole o dei carciofi, ma ripeto, la torta pasqualina era originariamente di bietole, no? Quanto nel modo di preparazione dell'impasto. Questo sarebbe un po' la differenziazione. Se gli ingredienti sono messi a strati, si ha una pasqualina, cioè le bietole, il formaggio, la prescinzione, eccetera. Se mescolati, si ha una torta generica o una torta cappuccina. Il nostro presidente ci esibiva prima il testo di Gaspare delle Piane, del 1880, mi pare, praticamente è la storia della cucina di strettissimo magro, dicevamo prima del 1880, dove lui ci diceva testualmente: si fa la torta alla cappuccina allo stesso modo della torta pasqualina, con la differenza che le bietole si mescolano con gli altri ingredienti in modo da formare un solo ripieno. Cioè, sostanzialmente, per i cultori la differenza è questa. Nel Medioevo poi abbondava l'uso di miele e di zucchero, tanto che moltissimi alimenti, moltissime pietanze avevano un sapore agrodolce, e dal Medioevo abbiamo perso molti gusti e molte ricette di allora. Io ricordo solamente i bianco mangiari, che erano un piatto
formato soprattutto si faceva col riso, col latte, con lo zucchero, eccetera, eccetera, e che voleva dare una sorta di rappresentazione della purezza e dell'ascetismo, che si sono praticamente perdute. Abbiamo una potremmo dire una eredità nel campo dei dolci quando parliamo del bianco mangiare, e noi conosciamo che è un dolce di mandorle, un dolce al cucchiaio, un budino, un dolce di mandorle che ancora oggi usiamo comunemente nelle nostre tavole. Altri sapori invece sono rimasti nella storia della nostra cucina, i pesci salati, la trippa, la pasta, i pesci a scabeccio dall'arabo sac bajun e naturalmente lo stoccafisso. Lo stoccafisso dobbiamo però ahimè pensare che lo stoccafisso non è non nasce la conoscenza dello stoccafisso da un genovese, ma è dovuta al nobile mercante veneziano Pietro Querini, il quale dal ritorno da un viaggio dalle Fiandre, dove vi aveva portato della Malvasia, naufragò nel Golfo di Biscaglia e approdò nel 1432 sulle coste delle isole Lofoten con la sua ciurma, dove imparò a conoscere il merluzzo sia fresco sia conservato e quindi lo portò poi nel nostro paese. Torniamo un attimo velocemente al pesto delle origini, per il quale Giuseppe Gabbotti nella sua cucina e nel suo libro Cucina e vini di Liguria del 73 ci dice che doveva essere maleducato. Cosa vuol dire che il pesto doveva essere maleducato? Che il pesto in quell'epoca aveva, che il pesto alle origini aveva più aglio che non basilico. E non è difficile credergli se pensiamo che il pesto possa essere una evoluzione della giada, che è una salsa al mortaio a base di aglio, che ha origini molto antiche, risale al XIII secolo, che si usa sul pesce fritto, sul baccalà e sul fegato, o se si considerano le qualità, che specialmente nel Medioevo erano ritenute molto forti, terapeutiche o corroboranti della giada, quindi dell'aglio, e che erano ritenute molto utili anche per i rematori, i vogatori delle galee della Repubblica. Per avere però una ricetta vera e propria del pesto, bisogna rifarci alla cucineria genovese di Giovanni Battista Ratto. Il pesto di Giovanni Battista Ratto non è uguale, non riproduce proprio le correnti del pesto che mangiamo ai giorni nostri, perché nella sua ricetta si parlava di uno spicchio d'aglio, d'accordo, si parlava di basilico, però si parlava anche di, in alternativa, di maggiorana e di prezzemolo, si parlava di parmigiano con formaggio olandese e non col pecorino, e quindi ci parlava addirittura di inserire poco burro nella ricetta del pesto. Diciamo che ci sono anche per questa ricetta delle spiegazioni. L'olandese deriva dal fatto dei traffici di Genova col nord Europa, il prezzemolo e la maggiorana si spiegano con la stagionalità del basilico, dal momento che a quell'epoca non esistevano le serre. Ma qual è la ricetta odierna del pesto? La ricetta odierna del pesto, diciamo che non esiste, nel senso che c'è una base, che noi sappiamo che è quella, e poi ogni cuoco applica le sue piccoli segreti, le sue varianti. Io stesso, nella mia ricetta del pesto, uso alcuni accorgimenti, che peraltro sono anche abbastanza banali. Non so, per esempio, ve ne dico uno. Io mi rendo anche conto che questi accorgimenti non siano sempre facili da realizzare nelle nostre cucine in città. Ma io, per esempio, uso il basilico appena colto e consumo il pesto fresco di mortaio, cioè appena fatto lo metto sulla pietanza,
sulle possono essere le trenette, gli gnocchi o quello che vogliamo. Come dire, questo aspetto della varietà del pesto è anche una cosa, diciamo così, che ci accresce il suo fascino, diciamo. E siamo arrivati a questo punto al capomagro, che è il piatto trionfale della nostra cucina, che si vuole sormontato da un'aragosta, che ci viene presentato in un trionfo di gamberi, di frutta, di pesce, di verdura, di salsa genovese, per rendere, diciamo, armonico il tutto, in una montatura scenografica che ne fa forse l'unico piatto da portata della nostra cucina. Come nasce il capomagro? Il capomagro, ci sono, diciamo così, tre opinioni prevalenti sulla origine del capomagro. La prima è quello che fosse il cibo dei marinai e dei rematori delle galere e delle galee. E a questo proposito è bene considerare che questa ipotesi prende vigore se noi assumiamo che il capomagro non sia altro che una evoluzione della caponata. Questa sì che era un piatto proprio insieme alla minestra di fave condita con l'olio, che era un piatto proprio dei vogatori delle galee della Repubblica. Dobbiamo anche pensare che i vogatori, i rematori delle galee della Repubblica erano soprattutto, diciamo, cittadini della Repubblica, non erano sovente galeotti o schiavi, e che in quanto cittadini della Repubblica si approcciavano, diciamo, al remo per affrancarsi dall'indigenza o per ricercare una professione, anche se questa professione era poco retribuita. La seconda opinione è quella che il capomagro sia nato come cibo della servitù delle famiglie nobiliari che riutilizzavano gli avanzi dei banchetti. Io non scarterei neppure l'ipotesi che ci si riferisca al capum de galea, che è la famosa galletta che è alla base anche del capomagro, no? E della caponata. Diciamo che il capomagro è un tipico esempio di una ricetta che ha subito una importante evoluzione e che si è arricchita, diciamo, dal periodo del barocco con gamberi e salse e uova per consentirne il passaggio, diciamo così, alle mense nobiliari. Io penso che qualunque sia l'origine del nome, certo è che il capomagro, da semplice insalata fredda, è approdato infatti ad una sontuosa e scenografica ricetta di magro per le occasioni importanti e per il Natale. Io per adesso mi fermerei qui e resto a vostra disposizione per eventuali domande. Grazie di questo excursus storico, perché sei andato indietro nel tempo. Io immagino che le curiosità siano tante. Questa del capomagro davvero è estremamente interessante, anche perché parte da quella galletta che era il cibo. Ho avuto un nonno morto negli anni 70, ultra novantenne, e lui continuava a fare colazione la mattina con latte e metteva questa galletta, che era per loro, aveva fatto anche il marinaio, era per loro anche un ricordo, oltretutto. Quindi grazie. Se ci sono interventi, io penso di sì. Io vorrei sapere, un pranzo natalizio antico genovese, non compariva la carne assolutamente? No, non compariva la carne. È finita la tua domanda?
Sì, vorrei sapere indicativamente che cosa mangiavano a Natale gli antichi genovesi. Ma io guarda, una ricetta, cioè un menù, adesso non te lo so dire esattamente di cosa mangiavano a Natale gli antichi genovesi, però gli antichi genovesi, se ti riferisci per esempio a partire dal Rinascimento, per partire dal Rinascimento i ricchi genovesi mangiavano il caponmagro, per esempio. Il caponmagro era tipico delle piatte genovesi di quel periodo. E poi? Caponmagro, Dimmi. E poi che cosa? Caponmagro, va bene. La cima, non lo so. Sì, la cima era un altro piatto che si usava. Certo. Prima della cima qualcuno faceva il brodo di capone con i famosi maccheroni in brodo, insomma, che in altre tradizioni regionali sono fatti invece con il carciofo o altro, però da noi era fatta una specie di brodo. Maccheroni. Sì, maccheroni. Sì. Credo, altro non so. Non... Invece, mi scusi, qualche curiosità sul pan dolce? Curiosità sul pan dolce in che senso, dimmi? No, nel senso la provenienza, la nascita, il periodo in cui nasce. Il pan dolce è il tipico dolce genovese, diciamo, che nasce, che ha le sue origini, diciamo nel Medioevo, anche lui nasce in questo modo. Posso? Sì. Sì? Aspetta, guardiamo di far andare anche... Ok, adesso mi vedete pure. Niente, io credo che perdiamo un'occasione se non ci facciamo dire qualcuno dei suoi segreti, perché lui, oltre che essere un dotto, come ha mostrato, credo che sia un validissimo pratico. Per cui, come cuoco... qualche segreto, per esempio sulla confezione del caponmagro, potrebbe dircelo. Ho sentito parlare, citare la salsa genovese. So che non è la salsa verde, o meglio, è la Rolls Royce delle salse verdi. Già questo qua potrebbe essere il punto, o sbaglio? No, no. Sì, è vero, è così. Diciamo che il caponmagro, che è un piatto, io quando lo faccio, non lo faccio spesso, diciamo, lo faccio una o due volte all'anno, e il caponmagro è un piatto che ha 4 o 5 aree, diciamo, di lavorazione. Una è quella che riguarda il battuto, cioè la salsa genovese, di cui parla Pietro Artusi, se volete vi posso anche dire come la faccio, no? È una salsa più ricca rispetto alla salsa verde piemontese, per esempio. C'è l'area del bollito e delle verdure, c'è l'area del bollito di pesce, dove ci si fonda soprattutto su un pesce a carne soda, come il capone, il branzino, l'orata. C'è l'aspetto della guarnizione, che anche questo è un aspetto molto ricco, perché doveva conferire e confermare quell'aspetto trionfale che il caponmagro doveva avere. E poi infine c'è la preparazione finale, che richiede tutta una serie di lavorazioni e di predisposizioni a strati del pesce, delle verdure, della salsa. Mi dicevi la salsa genovese. La salsa genovese è una salsa più ricca. Io la faccio ci metto due spicchi d'aglio, mezzo mazzo di prezzemolo. Ci metto, io adesso ti parlo di una ricetta che grosso modo potrei riferire a 12 persone. Mezzo mazzo di prezzemolo, ci metto 75 grammi di pinoli, 25 grammi di capperi, ci metto 4 acciughe salate spinate, 2 tuorli d'uovo sodo, una mollica di pane inzuppata nell'aceto e la polpa di 6 olive in salamoia. Una volta si passava tutto allo staccio e poi si univa, come faccio ancora adesso, mezzo bicchiere di aceto, un bicchiere di olio di oliva,
e da versare a goccia rimestando. Questo è l'aspetto della salsa verde, della salsa o salsa genovese, come si dice. Per invece l'aspetto del bollito di verdure, io uso mettere il cavolfiore, il sedano, le carote, la barbabietola, 200 grammi di fagiolini in erba, 200 grammi di patate. È un aspetto che ritengo abbastanza importante è che la bollitura di tutti questi prodotti deve avvenire separatamente. E poi vengono condite anche separatamente e poi riunite nella preparazione finale. Dicevo, bollito di pesce. Il bollito di pesce vede prevalentemente come pesce principale di carne soda il capon magro, il capone, il pesce capone, che però penso che non sia questo che ha dato il nome al caponmagro, ma abbiamo visto che nel caponmagro ci possiamo mettere anche altri pesci pregiati di carne, a carne soda, il branzino, l'orata per esempio, il dentice sarebbe la cosa migliore. Poi si raggruppano le carni, si tagliano e si condiscono con la verdura. La guarnizione anche ha la sua importanza scenica e la guarnizione io metto 6 carciofi lessati tagliati a spicchio oppure metto i carciofini sott'olio, 12 bei gamberi lessati o gamberoni, 6 uova sode tagliate a quarti, poi metto olive verdi e nere, acciughe, il musciamme affettato oppure la bottarga, capperi, cetriolini e un etto di funghi sott'olio. Questo è un po', diciamo così, sono gli ingredienti. Mi cimento, diciamo, in questa preparazione il giorno prima, perché curarsi è un piatto che richiede molto lavoro, molta applicazione e molto tempo. Forse non ho detto prima che il caponmagro, qual è l'origine del nome del caponmagro? Caponmagro, ripeto, non penso tanto, forse ne parlavamo quando parlavamo della galletta, ma forse una delle spiegazioni più sentite è quella che possa essere un sostituto del capone, che cioè del gallo castrato, più che riferirci, diciamo, ad altre motivazioni. Grazie. Poi c'è ancora qualcosa, dicevi, sul caponmagro? Riccio, se posso, beh, innanzitutto grazie, sì. È veramente interessantissimo. Siccome hai parlato giustamente della nostra attitudine della cucina genovese. No, non ti sento, scusa, ho parlato? Dell'attitudine della cucina genovese a fare molto con poco. Sì. A me risulta che l'utilizzo delle erbe selvatiche sia comunque anch'esso abbastanza risalente nel tempo e più che in altre cucine. E volevo chiederti se hai qualche dettaglio su questo. Siccome io sono una... Sì, certo. Certo, come dicevamo prima, insomma, c'è orto e cortile e erbe selvatiche. Io, per esempio, che sai che frequento naturalmente la maggiorana, quando parliamo della maggiorana, parliamo che si raccolgono nei prati più che quelle. Il Prebugion, per esempio, della zona di Levante, che è soprattutto nella zona di Levanto e delle Cinque Terre, che è formato da un insieme di erbe. Tra cui il dente di cane, tra cui la bassigia, il finocchio selvatico, cioè sono tutti prodotti naturali che sono sempre usati nella preparazione delle torte, delle frittate, che sono proprio, diciamo, nei ripieni, perché dobbiamo anche pensare che i ripieni costituiscono un altro piatto, un'altra cosa importante nella storia della nostra cucina. Il Prebugion è forse la cosa più caratteristica,
diciamo, ma naturalmente la corna, la corna biologica, l'origano, è un'erba spontanea che tranquillamente usiamo, soprattutto diciamo nelle preparazioni di pesce o in tante utilizzi che prendiamo per conservare, per esempio, anche ai prodotti della cucina, la pizza e quant'altro. Quindi, insomma, rimane questa bella tradizione, secondo te? Certo, certo, certamente. È una tradizione che ancora oggi, io mi faccio la framura, mi prendo l'origano, ma lo faccio io. Cioè, lo preparo io, lo faccio seccare, lo metto nei sacchetti e quant'altro. Ad esempio, per il ripieno dei pansotti occorrevano un sacco di erbe di quelle così non coltivate, no? Mi ricordo che da Sori c'era una signora che andava a cercarle nei prati per fare questo ripieno solo vegetale per i pansotti. Certo. I pansotti, venivano tutte queste erbe, diciamo, dei pansotti amalgamate con la prescissora. Esatto. La precisione. Scusa Riccio, la differenza tra ripieno dei ravioli e dei pansotti, che io non sono un esperto, magari dico una fesseria. Non ho capito. La differenza del ripieno tra ravioli e quello che diceva appunto. I ravioli, intanto, Gian, scusa, sì. Non ho capito l'ultima parte. La differenza con i pansotti. I pansotti. Allora, i pansotti, dunque, intanto ravioli ce ne sono tantissime qualità, addirittura non ne abbiamo parlato prima, ma i ravioli, io parlavo della torta di, parlavo del, dello pseudo raviolo di Apicio, di Marco Gabbi Apicio, ma i ravioli, abbiamo delle nascite dei ravioli, si parla che i ravioli siano nati a Gavi da un tale che si chiamava Ravioli, quando la città di Gavi era sotto la Repubblica di Genova. I ravioli, ci possono essere ravioli di carne, dove il ripieno è fatto con l'arrosto, ci possono essere ravioli di magro, dove il ripieno è fatto invece con altri ingredienti, e, per esempio le erbe che si mettono, la ricotta che si mette, la prescinzione, che si mettono invece nel ripieno dei pansotti. Grazie, grazie. Però, posso? Diceva prima che c'è anche il cortile, quindi ci sono anche gli animali da cortile, perché c'è ad esempio il coniglio, la ligure. Sì. Cioè, negli animali da cortile abbiamo il coniglio e la ligure, che è fatto, diciamo, con le olive. Uh-huh. Io uso delle erbe, metto il timo, la maggiorana, metto erbe che non è che abbia un'usanza specifica. Vino bianco, olive, il coniglio, è come il capretto, era un altro piatto che era tipico, diciamo, delle nostre tavole. Olive nere? Prego? Olive nere o verdi? Verdi metto io. Ah, le verdi. Sì, perché quello, come anche probabilmente anche il pollo usavano, perché anche quello è un animale da cortile. Sì, pollo e capretto. Ah, anche il capretto lì vicino. E poi l'unica carne che si usava più frequentemente, diciamo, nella nostra regione era la carne di vitello. La carne di vitello, perché il vitello, intanto dalla bomaso dei vitelli si ricavava il presume per fare la prescinzione. E poi si ricavava la pancia, la tasca per poter riempire la cima. Certo. Se posso, mi ha colpito quel riferimento alle 33 sfoglie per la torta pasqualina che richiamano agli anni di Cristo.
perché in realtà io ho visto fare la cima genovese in una famiglia non particolarmente abbiente, c'era la tradizione che quando tu mettevi la cima nell'acqua e iniziava a bollire, si facevano il segno di croce, perché se la cima fosse scoppiata sarebbe stato un disastro, perché nelle famiglie che non face... la cima si faceva a Natale o in una festa, non era un... era un avvenimento particolare. Quindi il fatto che la cima scoppiasse e che quindi si disperdesse il contenuto e rovinasse di fatto il piatto, prima c'era questa forma di sacralizzazione, per cui io ho visto fare il segno di croce davanti alla cima che si metteva nell'acqua a bollire. Quindi c'è sempre un legame fra cucina e anche una dimensione, se vogliamo, del sacro, il coso, le 33 sfoglie. Certamente, certamente. Riccio, scusa, non hai detto la differenza, l'insalata, no, scusa, la salsa verde che di cui hai parlato, è una salsa verde particolare, fatta in maniera particolare? Sì. Quale, sì. Quella che ti ho detto prima? Sì. Quella che ti ho detto prima è una salsa che è solo più ricca della classica salsa verde, perché io ti ripeto, nella mia salsa ci metto sempre, a parte, vabbè, tuorlo delle uova sode, che quello lo metti sia da una parte che dall'altra, cioè lo metti sia nella salsa verde sia nella salsa genovese, e la molica eccetera quant'altro, ma i pinoli, per esempio, i pinoli, non in tutte le salse verdi si mettono i pinoli, invece nella salsa genovese si mettono i pinoli. Non tutte le salse verdi si mettono le olive in salamoia, nella salsa genovese si mettono le olive in salamoia. Però insomma, diciamo che poi fondamentalmente sono due salse molto simili, anche se una è più saporita, una è un gusto un po' più deciso, diciamo. Grazie. E che poi era quel gusto che si sposava benissimo con il caponmagro, dove la galletta ha bisogno di essere arricchita, dove il pesce bollito ha bisogno di essere arricchito anche nel suo sapore, dove le verdure, la barbabietola, il cavolfiore, il sedano, le carote e quant'altro, e trovano, diciamo così, un'armonizzazione finale appunto nella salsa verde o nella salsa genovese. Ok, grazie. Posso fare una domanda io? Sì. Ecco. Sì. E volevo chiedere se c'è una ragione storica per cui nella cucina genovese si è affermato maggiormente lo stoccafisso, mentre in altre regioni d'Italia, cioè lo stoccafisso, quindi merluzzo secco, seccato, che poi viene bagnato in acqua, mentre in altre regioni italiane, ma anche estere, ha prevalso invece il baccalà, che è quindi una conservazione sotto sale. Mi chiedo se c'è una ragione magari legata al commercio, ai traffici per cui transitavano maggiormente su Genova quel tipo di... No, ma c'è anche, diciamo così, che nella storia, diciamo, diciamo una cosa, che il baccalà e stoccafisso erano entrambi preparati che servivano per dare conservazione al pesce, cioè al merluzzo, no? E quindi entrambi venivano utilizzati specialmente nell'attività marinare, quindi si tenevano a bordo, si portavano a bordo anche, no? Finato da quello. Ora, anche in altre regioni, si mangia lo stoccafisso, cioè non è che siano solo da noi. Per esempio in Sicilia si mangia lo stoccafisso, a Messina si mangia lo stoccafisso. Calabria. In Calabria. In Calabria si mangia lo stoccafisso. Anche in Veneto ci sono delle regioni dove ha fatto più presa effettivamente il baccalà. Non so se ci sia una ragione specifica di questo, ma forse è una ragione legata appunto alla tradizione, che il primo che è stato utilizzato venendo dalle isole Lofoten, diciamo, portato dai veneziano, era stato lo stoccafisso, ma è abbastanza l'uso dello stoccafisso e del baccalà, trattandosi poi dello stesso prodotto di origine
e cioè del merluzzo, è abbastanza abbinato, diciamo così, anche se ci sono degli squilibri. Per esempio nel Veneto lo stoccafisso è usato molto di meno, e là nel Veneto si usa il baccalà, è più fatto il baccalà, il famoso baccalà a vicentina, tanto per dirne una, no? Sì, sì. E anche in Portogallo, credo il piatto nazionale sia il baccalà, o qui in Portogallo sì. Fa grandissimo uso di baccalà. Ma il baccalà in Portogallo, probabilmente il Portogallo aveva un posizionamento geografico molto più vicino, diciamo, sull'oceano, quindi è più facile che abbia avuto, diciamo così, contatti e scambi anche con la Norvegia, diciamo, con i norvegesi, con le isole Lofoten. Ma il baccalà, il bacalhau, come lo chiamano loro, si vantano di dire che loro hanno una ricetta di baccalà per ognuno dei giorni dell'anno, cioè hanno 365 ricette di baccalà. Il fatto non è che ci deve tanto stupire, perché quando noi ci riferiamo al libro che è dietro il nostro presidente, e cioè La cucina di Strettissimo Magro, se non ricordo male, nella cucina di Strettissimo Magro, oltre a parlarsi, ci sono ben 470 ricette, credo. Adesso io vado a memoria, 470 sì. Ricette, tra le quali ovviamente c'è anche la ricetta del capomagro, ovviamente non può sfuggire, è fatale. Grazie. Scusate, una parola sulla focaccia genovese. Guarda, una parola sulla focaccia genovese te la dico molto volentieri, perché intanto la focaccia a Genova, come è ovvio che sia, ha origini molto antiche, no? E addirittura 1200-1300, anche se le prime cose si parlava di pane azimo, diciamo, no? C'è addirittura un contratto tra un panificatore e il parroco Pietro della Chiesa delle Vigne, nel quale lui si impegnava, in cambio di un affitto di locale di proprietà della chiesa, a dare in cambio la sua focaccia, la sua fugacis, che era praticamente un archetipo, diciamo, della focaccia di oggi. Poi nel Cinquecento la focaccia ha assunto una diffusione, familiarità tale che i genovesi consumavano la focaccia addirittura in chiesa, ma la consumavano in chiesa durante i matrimoni, ma anche durante i funerali. E questo fatto, che sembrava un po' irriverente, indecoroso, ha spinto una delle poche, diciamo così, azioni aventi un orientamento repressivo, cioè si è arrivati che il vescovo di allora, che mi pare che si chiamasse Matteo Gambaro, è arrivato persino a minacciare scomunica a chi mangiasse la focaccia in chiesa. Questa è forse una curiosità. Io dico, mi viene sempre in mente un parallelo, no? La nostra focaccia, no? Mi viene sempre in mente un parallelo con gli altri paesi. Voi pensate che a Bergen, che è il porto più importante della Norvegia, come noi mangiamo la focaccia, abbiamo visto anche in chiesa una volta si faceva, per la strada, loro succhiano i granchi. Loro succhiano i granchi per la strada. A San Francisco c'è la zuppa di granchio e te la offrono nei bicchieri caldi mentre tu cammini per la strada. Ci sono dei quartieri che sono stati bonificati, dove una volta, diciamo così, si espletavano altre attività che voi potete bene immaginare. Oggi, invece di esserci le signorine che ti invitano a certe pratiche, ci sono delle signorine che ti invitano, per farti entrare nel locale, a gustare la zuppa di granchio calda davanti alla porta del locale. Vedi,
Allora mi raccomando, Pino, quando vai dal vetro senza la focaccia. Senza la focaccia. Figurati, fai fare. No, anche voi due che venite con me non portate focaccia. No, non regaleremo la classica focaccia genovese. Genovese, no. Quella no. E la scomunica, e non ci vuole proprio quest'anno. In questo momento non ci vuole scomunica, no. Tutto al più Giorgetta porterà del riso. Quello sì. Però quando usciamo dal vescovo andiamo a prendere un cappuccino con la focaccia pucciata alla genovese. Va bene. Bene, ci sono altre domande? Perché le curiosità sarebbero davvero tante, e ti ringrazio perché hai stimolato l'appetito, ma non solo l'appetito, ma anche la curiosità di approfondire i nostri piatti, la nostra tradizione. Altri interventi? A questo punto, di nuovo, un grazie, poi attendiamo almeno di assaggiare una piccola porzione di capomagro preparata da te, Riccio. Propongo, la prima volta che ci rivediamo, Giorgetta ci ospita e avremo anche il cuoco di eccezione che ci farà il capomagro. Io aiuto in cucina molto volentieri. Benissimo, benissimo. D'accordo. Allora, a questo punto... E da tavola, ecco. Io mi sento da tavola. Vedi, tutti che vi per mangiare il capomagro, tutti che si improvvisano, camerieri, aiuto camerieri. Certo. Va bene. Allora, a martedì prossimo, poi arriviamo.